cross di Moriero, troppo lungo il pallone per tutti, Barbas ripropone ancora il pallone a centro aria, poi Moriero in rovesciata, l'uscita a pugno di Spagnolo, c'è ancora l'intervento di Frigerio che ha qualcosa da ridire, visto un intervento falloso ai danni del portiere Tarantino, ha comandato dunque un calcio di punizione ancora in favore del Taranto. Siamo 2 minuti oltre il tempo regolamentare. Ed ecco il fischio di Frigerio che manda tutti negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti di gioco, 0-0 tra Lecce e Taranto, 2 occasioni gol per parte, bravi i due portieri Terraneo e Spagnolo in una circostanza, partita tutto sommato abbastanza vivace, 0-0 alla fine del primo tempo, a risentirci nella ripresa. Ed eccoci al secondo tempo di Lecce-Taranto, Beppe Capano vi parla dallo stadio comunale di Lecce, le riprese sono della squadra esterna 2 guidata in regia da Pippo Volpe, 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, partita vivace solo a tratti, 2 prodezze dei portieri, una per parte, Terraneo ha dovuto bloccare una gran botta di Chierici deviata in angolo, prodezza invece di Spagnolo nel primo tempo su un calcio di punizione di Barbas, partita sostanzialmente equilibrata nei primi 45 minuti di gioco. Ora il Lecce attacca alla sinistra dei vostri teleschermi, avete visto questo spiovente parato senza difficoltà dal portiere Spagnolo, il suo rinvio lungo, il controllo di testa di Baroni, poi Roselli, ma riconquista palla il Lecce con il numero 14 che è appena entrato, Pasculli in area, Pasculli, rete! Buono, avete visto il passaggio Pasculli che si è involato, ha superato un avversario in corsa e ha infilato Spagnolo in uscita, nulla da fare per il portiere Tarantino, bel gol di Pasculli, 1-0 per il Lecce dopo 1 minuto di gioco nel corso della ripresa. Ancora il Lecce in possesso di palla e Mastalli che viene però fermato da Roselli e Chierici in azione sulla destra, il suo cross termina direttamente a fondo campo per la rimessa di Terraneo. Il rinvio di Terraneo, poi c'è l'intervento di Frigerio che comanda un calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al 3° minuto di gioco della ripresa, Lecce in vantaggio per 1-0, gol di Pasculli in apertura di ripresa su ottimo servizio di Raise, subentrato in apertura dal 1° minuto del secondo tempo al posto di Levanto, nel Lecce dunque non vedrete più Levanto con il numero 6 sulle spalle, al suo posto Raise che è stato l'autore dell'assist vincente per Pasculli, un gol che consente al Lecce di condurre il derby al 4° della ripresa. Ancora la squadra di Mazzone in attacco, avete visto la rimessa di Enzo, poi l'intervento di Frigerio per una punizione già battuta dal Taranto, ancora Enzo ha intercettato di testa, il lancio di Mastalli su Moriero anticipato
da Paulinelli, può intervenire senza difficoltà il portiere Spagnuolo. Danni di Paolucci. Punizione in favore del Taranto. Chierici si appresta a calciare. Ecco il suo cross in area, il colpo di testa di De Vitis. Poi Paolucci, rete, il Taranto subito al pareggio con Roselli. Botta e risposta nel giro di 5 minuti, ha pareggiato il Taranto al quinto con Roselli, che ha sfruttato una indecisione del retroguardia leccese. C'è stato un attimo di sbandamento della difesa del Lecce su un cross di Chierici dalla destra, molto lesto e opportunista Roselli, che ha riportato subito in parità le sorti del derby 1-1 tra Lecce e Taranto, e si riparte al quinto al gol di Pasculli al primo minuto della ripresa. Ha risposto subito Roselli al quinto 1-1 con il Lecce nuovamente proiettato in attacco. C'era un calcio di punizione in favore della squadra leccese ed è Barbas che si appresta a calciare. Due uomini in barriera per il Taranto, dalla Costa e Donatelli. Parte il cross di Barbas, il colpo di testa di Pazzini che ha anticipato quello di Pasculli. Palla in fallo laterale ancora per la rimessa del Lecce. E ancora un intervento di Frigerio che comanda un calcio di punizione per il Taranto. Ad esultare ora è la curva sud, sulla quale sono presenti numerosi tifosi del Taranto. Il Taranto ancora in azione con Dalla Costa su Roselli, lo ha fermato Enzo, può controllare agevolmente Perrone. L'intervento di Terraneo, il suo rinvio, il colpo di testa di Serra che ha anche commesso fallo, calcio di punizione già battuto dal Lecce, quindi Enzo, Vincenzi, Barbas, ancora Barbas, prosegue Mastalli, il tocco di Vincenzi, ancora Mastalli, ha superato Serra, poi il suo cross che si perde sul fondo. Buono lo spunto di Mastalli che sbaglia però la conclusione, il cross, avete visto, è terminato a fondo campo per la rimessa di Spagnuolo. Siamo intanto al settimo minuto della ripresa, 1-1 tra Lecce e Taranto. Pasculli al primo, pareggio di Roselli al quinto della ripresa. Ancora il Taranto con Chierici, quindi Donatelli, palla in aria per De Vitis, in evidente posizione però di fuorigioco, punizione per il Lecce. Fallo ai danni di Pasculli ed è calcio di punizione naturalmente in favore del Lecce. Barbas si appresta a calciare. Arriva in tempo, avete visto, Vincenzi sul suggerimento di Barbas. L'azione sfuma a fondo campo per la rimessa del Taranto.